come faccio sempre, anche questa volta mi permetto di registrare quello che vi dirò, perché poi io con WhatsApp, quindi il cellulare e WhatsApp non sono strumenti del diavolo, ma sono strumenti in mano a come li usiamo noi. Io poi mando anche questo che vi dirò oggi a circa 300 persone in tutta Italia, che poi dopo a loro volta lo mandano amici o che cosa, gira, gira, gira. Lo faccio e ve lo dichiaro non per vantarmi, sarei uno stupido se mi vantassi, perché farei un peccato di superbia. Lo faccio perché durante un esorcismo, io in 10 minuti non posso dirvi tutto, però durante l'esorcismo, che avviene poche volte, insomma, no? Però su 100 persone che io incontro ce n'è almeno 4 o 5 che hanno bisogno di esorcismo. Sembrano pochi, ma 4-5% non è poco. Sono persone possedute. Vuol dire sono possedute dal demonio. Sono come dei burattini telecomandati. Vanno in trance e il demone li possiede. Li fa saltare, li percuote, mi insultano. Pensate che mi sputano. Qualcuno, ho dovuto chiedere al mio dentista le sue mascherine per metterle a queste persone, se no mi riempiono di sputi, mi insultano, mi dicono parolacce. Ci sono persone che in 4 o 5 devono tenerle bloccate, se no mi disfano la casa e se no si fanno male. Quando il diavolo agisce in questa maniera è veramente una cosa infernale, anche se io vi ho detto che è una parte minima, no? Però ci sono amici. E durante alcuni di questi esorcismi io mi scontro con Satana, gli comando, lui, ripeto, mi minaccia, e certe volte nel nome di Dio gli comando di dire delle cose utili alla nostra anima. Bene, una volta era una giovane donna di 30 anni circa che era lì, devo metterla sul lettino dove i miei aiutanti la bloccano. Sebbene fosse una donna di quell'età, si esprime con una voce da vecchio. Io mangio i peccati, dice. Questo è il demone, no? E usa questa parola. Il demone dice che lui mangia i peccati. Io in 70 anni che ero non ho mai sentito una frase simile. Lui si nutre dei nostri peccati. E in un'altra occasione con un'altra persona, questa volta era un uomo, dice: i peccati mi fanno più forte. Terza volta con un'altra persona ancora mi dice: io nutro i peccati. Mangio i peccati mi fanno più forte, l'ho capita al volo. Ma dice: io nutro i peccati, poi l'ho capita dopo. Se tu hai un peccato, hai il peccato di ira, hai il peccato di impurità, hai il peccato, lui lo nutre, ti dà da mangiare, ti dà tutte le occasioni di ira che tu vuoi, ti dà tutte le occasioni di impurità che tu vuoi. Amici, Satana ci prende non solo in quella maniera straordinaria che ho detto che è rara, ma ci prende soprattutto con i peccati. E questa è una parola che noi non usiamo più. Però, lo diciamo nella messa. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Gesù è venuto al mondo per salvarci dai peccati. Mi fanno pena quelle persone che vengono a confessarsi dopo mesi e mesi, dice: sa, io di peccati non ne ho. E poi una mia amica mi ha detto che se non si hanno peccati
necessario, ci può confessarsi di rado. Guarda, Papa Francesco ha dichiarato pubblicamente che lui si confessa ogni 15 giorni. Chissà che peccatore è, no? E io stesso, tuo parroco, dico, siccome ho un sacerdote fisso, perché tu donna hai una parrucchiera fissa, no? Tu uomo hai un medico fisso. Io ho un confessore fisso. E faccio ogni 15 giorni 30,05 km in andata e 30,05 km in ritorno, perché il mio confessore si è spostato. Insomma, fai così tanti chilometri. Ma secondo me, se voi trovate un bravo prete, dovreste farli anche voi. Se tu trovi che a 10 km dal tuo paese c'è un negozio dove si compera bene, tu cosa fai? Tu ci vai, ti servono bene, i prezzi sono buoni. Cosa sono 10 km o 20 km? C'è gente che per andare in certi outlet prende il pullman. Amici, sto toccando questo tema del peccato perché nessuno ne parla più. Perché sembra che noi di peccati non ne abbiamo. Però vediamo i peccati degli altri, eh? E continuiamo a parlarne. Te, hai sentito quella lì? Ma i nostri peccati non li abbiamo. E con ciò noi siamo sotto il potere del maligno, a meno che ci mettiamo sotto il potere di Gesù Cristo, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Volevo solo dirvi questo, cari amici. Tenere presente il tema dei peccati, direte, ma guarda, abbiamo ricevuto la messa un giorno in questa bella chiesetta sull'Appennino, dove sono venuto a trovare il mio amico Don Enzo, no? Abbiamo sentito un sacerdote milanese che ci ha parlato per 10 minuti dei peccati. Ringraziamo Dio, amici, confessiamoci. Confessiamoci e cercate però dei sacerdoti che vi soddisfino, perché ci sono purtroppo dei sacerdoti, se la vedranno loro col Signore, no? Una mia conoscente arriva il 2 di agosto per Dono d'Assisi, no? Questa, sebbene cammini male, fa lo sforzo di uscire di casa e va in chiesa, mette la mano nell'acquasantiera e asciutta. Eppure l'acqua santa, lo dice il proverbio, due cose che non vanno d'accordo sono come il diavolo e l'acqua santa. Tenetevi dell'acqua benedetta in casa vostra, spruzzate la vostra casa, fate il segno di croce. No, in questa chiesa non c'è più neanche l'acqua benedetta. E questa donna va a confessarsi e dice, guardi, sono venuta per il perdono d'Assisi. Ma che peccati vuoi che abbia, signora, alla sua età? No, ma è inutile che si confessa. Ma guardi, mi dia almeno una benedizione, una benedizione, Padre, Figlio, Spirito Santo. Questa donna è venuta via piangendo, si è alzata, è uscita da casa sua con fatica per andare a prendere il perdono d'Assisi con la confessione e trova un'accoglienza di questo tipo. Non criticate i preti, pregate per loro. E se trovate un sacerdote che fa bene alla vostra anima, non mollatelo. Come se tu trovi un medico che ti cura bene, non mollarlo. Bene, infine vi chiedo qualche preghiera anche per me, perché è un combattimento che io faccio quotidianamente. Un combattimento, non so se tu Don Enzo lo sai, che un mesetto fa sono dovuto andare al pronto soccorso
per una forte fibrillazione atriale. E il cardiologo dice: lei è un sacerdote, ma cosa fa? Questo è un grosso stress che l'ha portato. Beh, io faccio l'esorcista. Stia un mese fermo, perché lei accumula tanto di quello stress. E allora, se pregate per me, io vi assicuro che non mi ricorderò di voi chi siete, però ho un modo per ricordarmi di tutte le persone alle quali prometto preghiere e le prometto anche a voi. Quando io verso nel calice il vino, poi sacerdote vi accorgete che versa ancora qualche goccia d'acqua, vi siete accorti, no? Il vino rappresenta, diventerà il sangue di Cristo. L'acqua aggiunta rappresenta la nostra umanità, che unita al sangue di Cristo si mischia così tanto da non poter essere più separata. Allora dico: Signore, queste gocce rappresentano tutte le migliaia di persone per le quali io ho promesso la mia preghiera e che io naturalmente non mi ricordo, ma tu sai bene chi sono. Io prego per loro.